forza, andiamo a fare questi biglietti, mano a sud da Montella, andiamo. Tutti di corsa allo stadio, andate prima, non vi presentate dopo. Come dopo? Scusa. Beh, c'è qualcuno potrebbe arrivare anche a fine partita, dici? Sì. Lasciate la macchina sotto casa, vado a piedi. Sì, sapete che c'è tanta gente stasera, quindi andate prima, se arrivate all'ultimo minuto, ma non vi lamentate che non si trova posto. Non si trova posto il parcheggio, è Pancaro, guarda, non c'entra niente. Pure Pancaro, sempre sto poro Pancaro. Anche Gigi da Torino che viene allo stadio stasera. Chi c'è in diretta? Ennio. Ciao Guido, ciao Paolo, dunque, si duce in fondo, sono rimasto io per ultimo. Senti, voglio dire questo, tu hai detto, stamattina hai detto, cioè non hai voluto parlare giustamente perché ogni parola, hai detto una cosa, una sola giustissima, ma io lo farei santo, Mogi lo farei santo perché veramente... Oramai Mogi... No, scusa, tu hai detto, hai fatto riferimento a Mogi perché appunto sappiamo Mogi quello che ha fatto con la Juve eccetera. Ma quello che ci stanno facendo vedere adesso non c'è proprio paragone, insomma, è una cosa, siamo quasi all'assurdo, non c'è proprio un aggettivo, ecco, io dico questo, poi appunto, gli va tutto bene, io sai, una cosa sola sto predicando dall'alto o dal basso dei miei 72 primavere, io voglio vedere veramente, e voglio campare così tanto per vedere una squadra che abbandona il campo. Quando gioca la Roma, che ha tutti questi favoritismi, prende il presidente o l'allenatore e dice ragazzi andiamo negli spogliatoi, io penso arriverà una volta che una squadra... Potrebbe arrivare, che speriamo che non arrivi, significa che è successo alla Lazio, potrebbe succedere alla Lazio una cosa simile, di abbandonare il campo. Qui ci scrivono, io parto dal Torino. Grazie. Per le 18:30, che dice? Tardi, scrive Osvaldo. Torino l'euro, se... Dipende se vai col motorino o con se la macchina. Col motorino va bene. Perché se fai il raccordo dall'euro alle 6:30 per arrivare non arrivi mai, secondo Bravo, me. Bravo, sono d'accordo. Certosino. Ciao Guido. Ciao, Certosino. Senti, io stasera ho fatto i 3 biglietti per lo stadio, ho fatto un grande sforzo perché io sono pensionato. Allora ti fa onore questo. E ho portato i miei 2 figli allo stadio. Grazie. E ci sono andato anche perché ogni volta che io vado a vedere la Lazio, porti bene. Vince. Meno male, va, sposta la porta pure questa buona. Grazie. Però quella possibilità non ce l'ho. Ma sicurati. Però stai tranquillo che stasera Guido, io vado allo ma stadio. Ma questa è la partita, è la figlia, la mamma della tutte queste mamme, tutte la queste madre figlie, di ogni partita. La madre di ogni partita, no? La figlia. La cugina. La cugina di ogni partita. Stefano. Ciao Guido. Ciao. Ciao. Senti, ieri sera ho finito una scatola di malo. Sono l'ulcera dopo che mi ha sfondato, guarda, una partita così che dico stasera tutti allo stadio e tirate fuori quello che c'avete dentro lo stomaco per guarire e famo tutti in tifo che come Lazio Vicenza, no, so io sono 37 anni che sto abbonato, ho l'anni tua, dico soltanto contro tutto e tutti stasera tirate fuori veramente quello che vi fa guarire l'ulcera e ti fa male Lazio. Grande, ciao. Franco. Ah Guido, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Senti, io devo sapere solamente il nome del tuo collega de Premium, quello che ha fatto la telecronaca ieri sera per la Roma. Non lo so, chi l'ha fatto? Come non lo sai? Collega tuo? Quello generale, no? Quello tifoso. Ma della Roma? Sì. Ah, Zampa, sì, Zampa. No, Zampa è quello del tifo, va bene. L'altro non lo so chi era. Quello. Non lo so, non quello lo so. Neutro. Vabbè, insomma, dovevi sentire quello che ha detto. E mo a Roma deve giocare così perché deve piazzare 3 punti perché gli servono. Insomma, una cosa sfacciata. Ogni rigore che c'era per la Roma era giusto. I fuorigiochi per Bari erano sbagliati. Insomma, una cosa scandalosa. Diglielo lì ai padroni di Mediolanum lì, di Premium. Va bene. È una cosa scandalosa. Ciao. Ciao. Grazie.
L'editore mi ha dato un comunicato da leggere, io lo faccio, con riferimento all'intervento del signor Salomone andato in onda questa mattina all'interno della trasmissione Quelli che hanno portato il calcio a Roma, l'editore indipendente della redazione giornalista e esporti dell'emittente della Radio Stereo intendono prendere distanze da quanto dallo stesso affermato in tono irriverente nei confronti del beato Giovanni Paolo II. L'ho letto, io però non ricordo questo momento. Vabbè, dai, cerchiamo di, adesso siamo in conclusione di questa trasmissione, facciamo il punto. Allora, stasera Lazio-Juventus, la cosa più importante da ricordare è che poi non ci sarà stasera Lazio-Juventus, ma ci sarà domani, martedì, diciamo anche questa cosa, e poi insomma tutti allo stadio, cerchiamo di fare quello che nelle nostre possibilità, l'unica cosa, cercare di stare accanto alla squadra. Ciao a tutti, grazie, bella gente. Teleradio Stereo ha presentato Quelli che...